Inaugurazione di Augmented Place a cura di Guido Bartorelli, l'arte che viene veicolata attraverso il wifi. Se venite in piazza Cavour potete dal 9 novembre fino al 9 dicembre collegarvi attraverso il wifi e scaricare 6 opere in digitale sul vostro telefonino. E questa nuova realtà la potete scoprire poi e andare ad approfondire nella galleria di piazza Cavour. Il cittadino esce, si trova in piazza, sta cosa nuova, che non sa bene come considerare, ma come mi rapporto, ma guarda che appunto quel comune, come spende i soldi delle tasse, adesso mi toglie parte della visuale che avevo, mi intralcia il passaggio, eccetera. Noi siamo invisibili, immateriali, gratis. Solo chi è interessato, ha la curiosità, legge il cartello, attiva il wifi, l'operazione è semplicissima. I lavori, allora ci sono dei lavori qua, però il primo aggancio è con l'arte contemporanea esterno. E quindi ho fatto questa, mi piace pensare che a fianco del Cavour di bronzo ci saranno queste altre, non monumenti, ma opere pubbliche, non dei materiali della tradizione, ma appunto dell'immaterialità. Perché la relazione che una volta si aveva oggi passa attraverso l'immaterialità. Forse quello è un modo per avvicinare, sicuramente per avvicinare i più giovani, che queste nuove tecnologie spopolano proprio per i più giovani. E questo forse potrebbe essere un ponte. Poi uno vede l'opera così, sa che scendendo in galleria ha altri lavori che gli permettono di contestualizzare, può discutere. C'è un catalogo con davvero tanti testi. E quindi c'è questa premura, no? verso la persona. E alla fine noi ci interroghiamo proprio sul fatto che la nostra vita, no, non è più la cosiddetta realtà che cade sotto i vecchi cinque sensi, ma avviene anche su questo livello, su questo strato che è sempre più inestricabilmente connesso con la vecchia realtà, che è totalmente immateriale, invisibile ai nostri sensi, ma visibile a quelle tecnologie che funzionano come protesi oggi. Sono dei sensi che vanno su questa dimensione eterea, digitale. E quante cose succedono su questo livello immateriale che però sono pesantissime sulle nostre vite, no? La realtà è assolutamente attraversata da tanti puntelli, da tante intersezioni che vengono dall'immateriale. Noi viviamo a questo livello. Allora, da queste relazioni e materialità, io poi mi sono mosso così. Io insegno, sono ricercatore qua all'università, ho la fortuna di essere in contatto con molti giovani e anche grazie a loro ho lo stimolo, no, di poi seguirle, di non dire beh basta, questo non mi interessa più, io il mio telefonino non faccio fatica, forse un po' presto comunque per farlo, però insomma ho da parte loro degli stimoli fortissimi. Ne ho individuati 5 che già mi avevano aiutato in passato e sono proprio diventati co-curatori, soci miei in questa impresa. Ognuno si è scelto un artista in base alla sua capacità di lavorare sulla relazione, sull'immaterialità, e ne è venuta questa mostra.